Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiuno. Dopo aver trascorso un periodo molto complicato all'interno della casa, Soleil riceve una lettera di conforto da sua zia Daniela. Il percorso di Soleil all'interno della casa è stato messo più volte in discussione a causa della situazione legata al triangolo amoroso che ha visto coinvolti Alex, Delia e la stessa Soleil. Dopo il ritorno di Alex all'interno della casa, l'influencer ha avuto un altro momento di sconforto dovuto agli accesi battibecchi e conflitti con l'ex concorrente. Ad oggi, però, la situazione legata alla cosiddetta chimica artistica sembra ormai quasi dimenticata. Alfonso, dopo aver aperto il collegamento con la casa, ha voluto mostrare a tutti i VIP proprio quanto accaduto nel corso dell'ultima settimana per ricordare a quanto accaduto. L'intento di Alex era quello di cercare una conferma sentimentale, ma io sono sempre stata molto chiara, esclama subito Soleil, certa di essere sempre stata coerente e sincera nella storia che l'ha coinvolta con Alex. Ad oggi, l'influencer dice di apprezzare l'ex concorrente come persona, ma è certa di non provare alcun sentimento verso di lui. Ebbene sì, a quanto pare il famoso triangolo amoroso pare aver finalmente chiuso i battenti e ad oggi la situazione sembra essere più che risolta. Avendo chiarito questa situazione, Alfonso chiede a Soleil di recarsi all'interno della Superled ed è qui che l'influencer legge la lettera che le ha voluto scrivere sua zia Daniela dopo averla vista un po' scossa per tutto ciò che è accaduto. Ti chiedo di trovare la strada che ti porterà alla realizzazione dei tuoi sogni, è così che si conclude la lettera, lasciando un messaggio d'affetto e di conforto alla VIP. Bellissime parole, commenta Delia, la quale ha apprezzato molto quanto scritto dalla zia di Soleil. L'influencer, dopo la lettera della zia, riuscirà a tirarsi su di morale per affrontare al meglio le ultime settimane nella casa più spiata d'Italia? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video, addio.